Un minuto con Padre Pio. In questo minuto raccontiamo spesso la storia di Padre Pio da Pietrelcina, giorno per giorno. E lo facciamo in questi giorni proprio da Sant'Anna, dal convento dei Frati Minori Cappuccini, che nel 1916 vide la presenza di Padre Pio da Pietrelcina. In questi giorni ci sta dando l'opportunità per raccontare a tutti voi quello che accadde in queste giornate, come il 18 aprile del 1948, in realtà 18 e 19 aprile del 1948, perché in quell'anno e in quei giorni tutti gli italiani andarono a votare per il rinnovo dei rami del Parlamento e quindi Camera e Senato. Si tennero proprio domenica 18 e lunedì 19 aprile 1948. La Democrazia Cristiana si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi, un caso unico fu nella storia della Repubblica, e quel giorno anche Padre Pio andò a votare. Cosa accadde? È Padre Agostino che ce lo racconta nel suo diario. Ci racconta un paio di episodi che sono accaduti precedenti alle elezioni, ma anche il giorno delle votazioni, perché fu proprio lui ad accompagnare Padre Pio a votare. Nei giorni precedenti, nei giorni di propaganda, ci fu una persona di San Marco in Lamis, un comunista di San Marco in Lamis, che col suo camioncino arrivò dinanzi al convento per cominciare ad inveire proprio nei confronti di Padre Pio da Pietrelcina, dicendo abbasso Padre Pio ai pochi giorni di vita. Continuando ad inveire sempre nei confronti di Padre Pio, doveva scendere giù in paese per il suo comizio, per la sua propaganda, al che non riuscì a giungere al centro del paese di San Giovanni Rotondo perché venne attaccato da una colica improvvisa. Dovette rientrare immediatamente a San Marco in Lamis con dolori indicibili e non riuscì proprio a tenere neanche il suo comizio. Così come una donna, racconta Padre Agostino, nel momento in cui vide Padre Pio che stava andando verso il seggio per votare, cominciò ad inveire contro di lui, apostrofandolo con una parolaccia: ecco, anche lui ora va a votare. La donna stava per entrare nel seggio a votare quando poi scivolò, cadde all'improvviso a terra, si ruppe il femore. Questi sono fatti che destano un po' di stupore, ma non possiamo non testimoniare, non possiamo non raccontarvi quanto, per amore della storia, per amore di quello che i confratelli hanno visto e hanno raccontato attraverso, ad esempio, il diario stesso di Padre Agostino, e noi non facciamo altro che trasmettere anche a voi tutti attraverso il nostro minuto con Padre Pio.